La coscienza della dignità di ogni fratello, la cui vita è sacra e inviolabile dal concepimento alla fine naturale, deve portarci a condividere con totale gratuità i beni che la provvidenza ha posto nelle nostre mani. Lo ha detto il Papa, parlando al Consiglio dei capi esecutivi per il coordinamento delle Nazioni Unite, tra questi al segretario generale dell'ONU. Papa Francesco ha notato i positivi risultati raggiunti, ma che occorre intervenire ancora e sempre di più sulle cause strutturali della povertà per il progresso dell'umanità tutta. Papa Francesco ha ripreso poi l'episodio evangelico dell'incontro tra Gesù e ricco Zaccheo, che prese una decisione radicale di condivisione e di giustizia quando la sua coscienza è stata risvegliata da Gesù stesso. E questo, ha notato il Papa, è lo spirito che dovrebbe essere all'origine e al termine di ogni azione politica ed economica, perché il progresso economico e sociale equo si può ottenere solo unendo le capacità scientifiche e tecniche a un impegno di solidarietà costante, accompagnato da una gratuità generosa e disinteressata a tutti i livelli.